Esatto. Allora, le nostre prossime ospiti sono eredi di un brand iconico che ha fatto la storia dello zigzag. Vero, hanno reso questo marchio grazie allo zigzag, soprattutto unico e inconfondibile. La loro parola chiave? Famiglia. Famiglia, famiglia. E quindi a questo punto diamo il benvenuto ad Angela e Margherita Missoni. Buongiorno. Ciao. Ci accomodiamo. Accomodatevi qui al centro, dove vuoi tu, Angela. Marghe, eccole qua. Come va? Bene. Tutto bene? Ah, sono molto contenta di avervi ospiti oggi, anche perché il vostro veramente è un brand, dicevamo prima, che ha fatto la storia della moda ma anche del design. Siete iconiche per quello che avete creato. Tra l'altro è un brand che a livello generazionale, cioè proprio una storia familiare molto forte, molto importante. Sono tre generazioni ormai che insomma si passano il testimone in qualche modo, e partiamo da nonna Rosita per poi arrivare a te che continui tuttora, e a nonno ovviamente che è stato un personaggio incredibile del mondo della moda insieme alla nonna, e poi Margherita, che insomma adesso parleremo tra poco anche del tuo progetto e tutto quanto. Però voglio capire, a livello proprio di passaggio generazionale, come ha funzionato tra di voi? È stata una cosa molto naturale oppure piena di conflitti, non voler fare questo lavoro? Non lo so, sono curiosa. In realtà io da ragazzina non ho mai pensato di fare questo lavoro. Sì? Che no? Cosa? Sentite? Mi sentite? Sì, sì, sì. Io lo sento. Assolutamente, sì. Non avevo mai pensato di fare questo lavoro, pensavo a fare altro, veterinario, studiare psicologia. Quindi ero proprio così brava. Da un'altra parte. Non pensavo, era il lavoro dei miei genitori. Non siamo mai stati spinti, né io né i miei fratelli, a entrare in azienda. Anzi, mio padre ha sempre detto: sono qui ancora perché ci siete voi, sennò io avrei già messo una bomba. Ah, cioè, ok, bene. Per dirti il genere di mio padre, per cui con molta libertà. Alla fine siamo entrati tutti e tre in tre settori diversi. E io avevo cominciato a fare la mia linea, cioè avevo cominciato ad assistere mia mamma, poi sì, no, dentro fuori, ho fatto tre figli, ho fatto la mia linea, fino a che la mia linea, che doveva assolutamente tinta unita, e dopo stagione... Per seguire dopo la tradizione familiare, esatto, ovviamente. Maglieria, ho cominciato ad aggiungere disegni e pattern, e alla quarta stagione, quinta stagione, mia mamma, dopo la sfilata, mi ero accorta che mi guardava con stima, come un'ammirazione, per il fatto che riuscissi a seguire dall'inizio alla fine tutto il progetto. E è venuta dopo una sfilata e mi ha detto: hai mai pensato di fare la prima linea? E dico: no. E lei dice: dovresti, perché quello che stai facendo tu è quello che io vorrei per Missoni oggi. La moda bisogna farla finché si è giovani e fino a quando si ha la forza per combattere con la parte, costruttivamente ovviamente, con la parte commerciale di questo. Quindi lei è stata pioniera del suo tempo, e del lei tuo si sentiva, e Marga del suo. Per cui stranissimo. E mio padre in quel momento mi ha detto: tu sai in cosa sono bravo e sono a tuo servizio. Io non ho mai visto una prima generazione che ha inventato un mestiere, che ha inventato un'azienda, che si è inventata uno stile, lasciare un testimone, chiedere per favore fallo tu, che io ho altre passioni nella vita, voglio fare anche altre cose. Per cui è così, è andata così, con molta stima e molta libertà. Siamo stati cresciuti tutti con molta libertà, e quello che ho fatto nel portare avanti questa collezione, in realtà mi sono sentita libera di aggiungere a questo, quella che io considero una lingua, perché per me i miei genitori hanno inventato una lingua, uno stile che è come una lingua, di aggiornarne il lessico del vocabolario praticamente, aggiungendo quello che a mio avviso faceva parte del discorso. Forse è questo, è quello che è riuscito a tenere contemporaneo questo brand. Ecco, quello che spero. Tra l'altro nel frattempo stanno mandando delle foto, alcune scattate da Jürgen Teller, che so che è stata una tua scelta, giusto? E poi altre, ovviamente quella campagna storica che più o meno tutti noi vecchi
conosciamo, no, io me la ricordo perfettamente, quella con Oliviero Toscani, che insomma è rimasta proprio storica. I bambini, esatto. Ma questo era un progetto nel quale io ho sempre avuto un posso dire anche molto Instagram, se posso dire, già molto instagrammabile all'epoca. Non c'era, ma ne hanno parlato molto. E dovevo comunicare velocemente, non avevo i denari, diciamo, è sempre stato un nome molto conosciuto, molto importante, con una storia lunghissima, ma sempre una realtà artigianale, per cui dovevo riuscire a comunicare facilmente che eravamo veri. Fra l'altro si arrivava dal primo periodo delle immagini digitali di moda, dove c'è stato questo eccesso di perfezione, per cui io stessa, la prima campagna di Matt & Marcus, che sono stati i primi fotografi a lavorare col digitale, mi sono trovata a un certo punto a dire: no, c'è qualcosa di falso, c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa, dobbiamo, non va bene, non voglio riconoscermi in questa cosa, per cui ho detto: io come faccio a comunicare velocemente che siamo veri, non siamo un progetto di marketing, che ci sono 3 generazioni che lavorano in questo progetto? E così ho detto, ricordandomi della famosa campagna che avevo fatto con Oliviero Toscani, mi sono ricordata che avevo una famiglia dove in fondo erano tutti abbastanza carini, si prestavano, e questo è stato proprio una svolta, devo dire, anche nell'immagine pubblicitaria, anche per tante altre aziende in quel momento. Margherita, invece, com'è cambiata la moda con l'avvento del digital? Appunto, abbiamo detto che la comunicazione, no? Prima, Angela, era molto instagrammabile tutte queste foto, queste campagne. Adesso come gestite? So che anche hai una linea un po' più giovanile tua. Dunque, con l'avvento del digital in generale è cambiata moltissimo la moda dal prodotto. Per esempio, noi vendiamo particolarmente bene in percentuale online perché il colore si vede molto meglio, la fantasia si vede molto meglio della tinta unita, il nero non si vende online. I prodotti senza taglia, gli accessori sono cresciuti tantissimo con l'avvento del digitale. E poi ovviamente la comunicazione è cambiata totalmente, e con un progetto nuovo come il mio, che raccontaci sarebbe un po' nello specifico cos'è che fai. Si chiama intanto M e sì, basta. M Missoni è un brand storico, giusto? Esiste da 20 anni, era una licenza, e da un poco è tornata nostra, e a me è stato offerto l'incarico di reinventarla, quindi dare una ragione di esistere, un'identità a una collezione che era nata come una derivazione e può esistere solo in quanto parte di Missoni, quindi è abbastanza una sfida non semplice ma molto stimolante. La mia idea è stata di andare a cercare nel passato tutto in archivio, ma non solo l'abbigliamento, gli articoli, le interviste, e quindi dare nuova vita al passato dimenticato, al passato denigrato, tra virgolette, di Missoni, che poi è il sintomo un po' di una della più grande tendenza che secondo me c'è oggi nel mondo della moda, che è stata spinta dai social media e dal digitale, che è il passaggio dall'esclusività all'inclusività, che poi è quello anche di cui parlava mia madre prima, l'eccesso di perfezione e un ritorno invece all'inclusività, dove va bene tutto, dove gli ex emarginati dell'estetica hanno trovato un posto di espressione individuale. Quindi con questa collezione è questo che farò: dare nuova vita a tutti gli scarti della storia, che siano fisici o concettuali. Quanto ti diverti? Abbastanza, vero? Sì. Scusa, tra l'altro Angela faceva una precisazione secondo me interessante, è un'azienda storica che ha 66 anni e non ci sono altre aziende che hanno 66 anni, e soprattutto, se riesco a dirlo, adesso chiamo un logopedista, però la cosa interessante è che appunto tu non c'eri e quindi stai andando a cercare anche cose che non conoscevi forse, no? No, esteticamente, visivamente più o meno mi ricordo anche le cose ho visto le cose che sono arrivate prima di me, però è stato interessante per me andare indietro a guardare cos'era Missoni, com'è nata Missoni, cosa è diventato poi. Quindi Missoni è nata come
con l'obiettivo di avere un abbigliamento elegante che potesse portarci dalla mattina alla sera senza bisogno di cambiarci. Quindi c'è un lato di grande praticità, tra virgolette, quello è il motivo della scelta della maglieria, del jersey, che è molto uguale oggi, che poi è il principio dello streetwear, quindi streetwear non come tendenza estrema, ma come appunto abbigliamento normale, tra virgolette. Quindi quello che adesso è stato molto sdoganato anche per la sera, in qualche modo, no? Esatto, perché nasce il prêt-à-porter, cioè qualcosa di cui non si parla più, perché poi è tutto diventato moda di lusso, no? Certo. Però in realtà Missoni nasce con l'inizio del prêt-à-porter. Invece la nostra comunicazione negli anni si è spostata un po' più verso una moda più sofisticata, anche perché abbiamo dei mezzi di comunicazione, come diceva, rispetto ai nostri competitori più limitati, e il messaggio deve essere preciso, chiaro, mentre io ho l'opportunità con questa collezione di dare voce a un'altra parte della storia Missoni che non è conosciuta, ma che può essere altrettanto rilevante oggi e che va comunicata. Sì. E allora, invece, tornando a Instagram, io so che tu lo usi molto anche per reclutare artisti, per reclutare anche collaboratori. Anche Margherita credo abbia a un certo punto reclutato una collaboratrice o qualcuno su Instagram. Io so per certo degli artisti, sì, poi fai anche design, tutto. Quindi diciamo che nasce tutto dal fatto di essere una persona curiosa, molto, molto curiosa. E si vede. Cioè, questo è, e difatti penso sempre, anche nelle scuole dico sempre, non c'è creatività se non c'è curiosità, perché da una cosa nasce cosa. E per cui come uso io Instagram? Da una parte, per me, semplicemente, per la mia parte di quello che posto io, semplicemente come reportage dei miei viaggi, dove sono, questo è come lo uso. E dall'altra invece proprio come finestra per vedere le cose che succedono con gli occhi degli altri, per vedere, cioè trovo un'opportunità straordinaria, poter vedere con milioni di occhi le cose è veramente una cosa per me, per la mia curiosità, fantastica. E così mi è capitato di capitare, segno, vedo delle cose, vedo degli artisti, vedo, mi appunto, sono degli appunti che stanno su un mood board, per cui trovo quest'artista, vedo questi teli colorati e dico, ah, che bello, sarebbe bello, come per esempio per farne una, come idea per fare magari delle vele durante una sfilata. E allora e quindi come li contatti? Gli scrivi in direct? Prima pensavo come spunto e dico, ah, magari di una cosa tipo questa, come ispirazione. E poi un giorno ho detto, e questa è stata la mia prima volta che ho contattato qualcuno su Instagram direct, ho detto, ma io provo a scriverle. E le ho scritto direttamente, per cui passata quel lato di vergogna o di timore, le ho scritto personalmente se voleva partecipare. Com'è questa dietro, esattamente l'immagine della sfilata le vele. Di 2 anni fa, esatto, che poi ho usato anche in questa campagna nel deserto di... Lei ha accettato di collaborare con entusiasmo. Ma non ha pensato a una gag? No, no, immediatamente no, perché Miss Brunello sapeva che si riconosceva che ero io, certo, su Instagram. Ecco, per cui ho un nickname curioso all'inizio, perché avevo questo nickname per non uscire pubblicamente, perché ero curiosa e volevo vedere come funzionava, e poi è rimasto il mio nome Miss Brunello, perché abito in un paese che si chiama Brunello, Miss Missoni, ho un fidanzato che si chiama Bruno, c'è tutto. Quanto ci hai messo a elaborare questo Miss Brunello? No, un attimo. No, perché un attimo così, vedi? È Brunello Cucinelli che pensa che io... Infatti prima ce l'ha detto. E questa è un'altra artista, questa è un'altra artista che ho trovato su Instagram. Allora, questa possiamo... Ah, tu ti scrivi. Questa che è... Lei vive su Instagram comunque. Angela, tu vivi su Instagram, no, mi pare di aver capito. No, mi piacerebbe. No, però ti piacerebbe. No, però possiamo... Una piccola... non era prevista, però una piccola divagazione, perché mi ha molto colpito il Salone del Mobile, perché voi siete anche molto forti nel design e anche lì c'è una tradizione importante. E mi raccontavi che avete appunto per il salone arredato tutta una casa. Sì.
uno spazio. Questa in realtà non è stata un'artista trovata su Instagram, però è stata un'installazione, penso l'installazione più instagrammabilissima del Salone del Mobile. Sì. Perché era una casa completamente coperta di crochet, ogni pezzetto. Instagram, praticamente distrutto, ho rischiato di demolire la casa perché mi sono sdraiata sul letto che invece era finto. Che lei è entrata, perché... era vietato entrare, il letto era finto. Allora, era vietato entrare perché era tutta fatta di crochet, quindi una ragazza, un artista, ha ricoperto tutto quello che si poteva ricoprire, dall'aspirapolvere al letto, ai caloriferi, le lampade, tutto. La scopa, i cactus, i gioielli, le biciclette. Ma quanto ci mette lei? I giardini. Lei difatti mi dice, è sempre la domanda che mi fanno e probabilmente la fanno a tanti. Sono banale artisti, del resto. La fanno a tanti artisti. La sua risposta è stata, non so, per una sedia il tempo di una serie televisiva, di una puntata di una serie televisiva. Ah, okay, ma lei non aveva ancora capito di essere un artista, forse adesso ha capito di essere un artista. Okay. E si chiama Alessandra Roveda. Sì. Prego, Nicolò. I social che ruolo hanno nella moda oggi? Importantissimo, assolutamente, ma sono stati, quello che dicevo prima, lo stimolo per secondo me quello che è il più grande trend degli ultimi anni, perché trend di moda, di volumi, di colori, oggi non è il momento di queste cose, c'è spazio per tutto, è di moda tutto, quello che è veramente cambiato è proprio l'inclusività, quindi c'è spazio per ognuno, c'è spazio per l'individualità, l'espressione individuale, questo è grazie ai social media e poi è cambiata la comunicazione che una volta era univoca, no? Dal marchio verso il pubblico, mentre adesso è un dialogo e questo ha favorito il risorgere di argomenti sociali, di sostenibilità o armonia del mondo, che forse prima, come diceva Brunello, ma prima le aziende non affrontavano, mentre è d'obbligo interfacciarsi con il pubblico. Questo è stato un grandissimo cambiamento. Ecco, posso chiederti, visto che adesso tu affronterai appunto questa sfida con questa licenza appunto che hai ripreso in mano tu con M, io voglio capire il modo di poi sviluppare una collezione, cioè tiene in considerazione appunto quanto è instagrammabile un pezzo, perché adesso guardando tantissimi brand di moda io ho la sensazione proprio che tanti pensino più alla foto perfetta, quindi il tessuto, al colore, allora, cioè il nero, tu mi dicevi che il nero non è instagrammabile, il nero perché non si vede niente. Non è instagrammabile, non è vendibile, no? Esatto. Ma quello che ha fatto Instagram, quindi il selfie, l'orecchino gigante, questo è nato, il ritorno dei grandi orecchini è nato con Instagram, gli occhiali da sole, esagerati, quindi detta moda Instagram, in qualche modo il costume, la couture da bagno, diciamo il mondo del costume da bagno è completamente cambiato negli ultimi anni ed è grazie a Instagram e le foto in spiaggia si investe molto di più da quel lato lì. Ancora in spiaggia, No. Io giro con la muta di solito, non amo mettermi in costume da bagno e comunque grazie a Dio esiste Instagram e questi filtri meravigliosi, per cui cioè, io ragazzi su Instagram in costume sono Giselle praticamente, poi dal vivo è un po' una delusione, mi rendo conto, ma lì vale tutto. Quindi sono felicissima. Comunque ci sono dei prodotti che sviluppiamo. Ah, pensavo mi dicessi anticellulite. No. Con alcuni che sei Giselle. Ho provato tutto, non funziona niente, è inutile. Scusami. No, che sviluppiamo proprio come progetto di seeding, cioè di regalare a numero di persone con l'obiettivo che siano molto instagrammabili. Poi magari li vendiamo anche, ma non è quella la parte importante del business, è un ritorno pubblicitario. Con M tutta la nostra comunicazione, non solo come investimenti pubblicitari, ma proprio come scattiamo, quando usciamo con la presentazione, con gli scatti, il tipo di presentazione, è tutto improntato sul digitale.
non investiremo in... abbiamo un budget anche noi che dobbiamo valutare rispetto alle nostre possibilità, certo. E non ci permette di poter comprare pubblicità cartacea, abbiamo fatto altre. Ma io credo che, cioè, forse sarò impopolare anche perché sono 150 giornalisti in sala adesso, però direi che il trend sta andando molto in quella specialmente direzione, specialmente quando, no? Uno deve fare delle scelte, esatto. E non può fare, esatto. Tutto. I giornalisti servono anche sul digitale, non è che... Sì, no, però è un peccato perché comunque io sono ancora affezionata alla carta stampata, certo. Cioè mi piace proprio prendermi quel tempo, però non sfogliare è il giornale la domenica. È un lusso, però... Allora, in che modo continuerò a lavorare con la carta stampata? Carta stampata offre un punto di vista che invece non offre il web, diciamo, no? E quindi, certo. È più una collaborazione diventa. Io non sto abbandonando, investirò quando la testata mi permette, sto già lavorando su determinati progetti, di collaborare, quindi quando loro mi portano qualcosa. E in quel modo sì. Vabbè, a questo punto non rimane che farvi l'in bocca al lupo per tutti i vostri progetti e vi ringraziamo moltissimo per essere state qui al FED con noi oggi. Grazie. Angela, grazie. E Margherita, grazie. Missoni.